Ciao a tutti e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, oggi vi porto due aromi di due marche diverse. Questa volta non ho potuto fare altrimenti perché avevo due aromi singoli, uno che avevo già portato in versione rebrand e l'altro invece totalmente nuovo e che presi a caso ancora tempo fa. Sto parlando, ragazzi, del bacio della Supreme, non il rebrand, quello un po' salato ma quello normale, e lo Strawberry Pancake by Snacks, una marca che probabilmente non conosce nessuno e non conoscevo neanch'io. Quindi, ragazzi, vi metterò anche questa volta in sovrappressione le bocce di due aromi in questione. Io direi di partire dallo snacks, visto che mi sembra un po' più semplice. Allora, lo strawberry pancake fatto 70-30, 2 di nicotina, 18% il 30 del 7 del 2018, quindi c'è un sacco di tempo di maturazione anche questo. Questo strawberry pancake, la descrizione dice: ti dà l'opportunità di preparare una buona pila di pancake condita con fragole e panna montata, una delizia che porterà i cuochi in una sensazionale follia gastronomica. Un mix intelligente dove la dolcezza del frutto e della crema aiutano ad alleggerire la consistenza densa del pancake. Per un piacere che non stanca mai, dobbiamo questa creazione a Snacks, specialista malese di ricette ricche di piaceri per la preparazione fai da te. Allora, ragazzi, di liquidi malesiani ho avuto, diciamo, due tipi di riscontri: uno, quello ice con l'ONU che mi ha fatto schizzare alle stelle, e due, quei Flava Mike che non è che mi siano piaciuti più di tanto, specialmente il Choco Coco che per poco rimetto. Qui si ritorna al flavor, ragazzi, perché ho la Pulse BF con sopra montato l'Entheon RDA. Allora, ragazzi, come vedete la resistenza da far partire. Adesso vado a drippare questo strawberry pancake e sono pronto, ragazzi, per le mie prove di svapo. Allora, ragazzi, questo aroma mi ha veramente stupito, devo dirvi la verità, non gli davo 50 centesimi e invece è veramente gradevole. Si sente la fragola, forse un po' chimica, però si fa perdonare per tutta la rotondità cremosa che la avvolge, che è veramente veramente piacevole, perché non è invasiva e si congiunge con questa fragola che magari non è il top, non è proprio la fragola migliore che abbia mai sentito, però nonostante tutto è buona, mi piace. È un aroma parecchio gradevole che punta, diciamo, al cremoso barra fruttato. È stata proprio la confezione, ragazzi, che avete visto prima in sovraimpressione a farmi ingolosire, a farmelo prendere, e diciamo che ho fatto bene perché è veramente piacevole come aroma. Quello che dice la descrizione è l'aroma, che direi anche questo aroma abbastanza semplice e riuscito in quello che doveva essere. Per me può pigliare tranquillamente un 8, perché comunque non è niente di eccesso da oh mio dio, però è buono, è gradevole e non costa neanche tanto. Qui ce l'ho sott'occhio, costa 4,95 euro, però non è niente male, ragazzi, si fa svapare tranquillamente. Adesso, ragazzi, passiamo al bacio, quello normale. Ricordo, qui dicono: il bacio non è solo nocciola, c'è molto molto di più ad esaudire il desiderio di una piacevole trasgressione. Note di caldo cacao della migliore cioccolateria italiana ti inebriranno in questo blasonato aroma ormai indiscutibilmente best seller di casa Supreme. Allora, adesso, ragazzi, vado a seccare il cotone dallo snacks e sono pronta a drippare il bacio. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love them. Allora, ragazzi, non cambia molto dal rebrand, l'unica cosa che non ha è quel tocco di salato, però si sentono tutte le note del bacio, dalla nocciola al cioccolato ai pezzettini di granella che ci sono dentro. Adesso non mi ricordo bene cosa c'è, ma posso dirvi con esattezza che di baci ne ho mangiati tanti. Posso dirvi che si riconferma comunque molto fedele a quello che deve essere il bacio. Secondo me, ragazzi, pecca un po' di cremosità, ma dato che ho pronto un altro atomizzatore che avevo rigenerato di scorta, vado a provarlo su quello. Eccolo qua, ragazzi, è ritornato il Wasp. Voglio vedere se qui lo sento in maniera diversa. Ovviamente resistenza da inizializzare, ma l'ero già preparata. Vado a provarlo un attimo anche qua. Anche
anche qua lo sento piuttosto secco, infatti mentre lo svapavo sia di qua che di là mi ha dato molto più l'idea del cioccolato fondente, quindi un bacio in versione fondente diciamo. Il cacao non è dolciastro ma è amaro, si sente la mandorla e i pezzi di granella che, come dicevo prima, avvolgono il bacio. Tuttavia è molto fedele alla descrizione e molto gradevole da svapare ragazzi. Questa aroma ragazzi per me si becca un bel 9, perché anche questo è molto riuscito in quello che doveva essere, e anche se non adoro particolarmente il cioccolato svapato, qua dentro non mi dispiace. Quindi ragazzi, anche per questa recensione è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se foste interessati ai contenuti che porto su di esso. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, oppure una critica a patto che sia costruttiva. Iscrivetevi ai miei social Instagram, Facebook e gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto come sempre con una svapata. Ciao ragazzi!